La signora. Sì, io mi scuso. No, no. Sinceramente non sono abituata ad intervenire. Lo faccio perché comunque è una situazione che mi sta a cuore, quella ambientale, quindi anche quella di Siderno. Per quanto riguarda la BP, io non sono documentatissima, però ho lavorato per alcuni anni proprio a fianco a quella zona e vedendo il degrado mi sono preoccupata, mi sono fatto delle domande e sono andata ad indagare. Ho cercato anche di sensibilizzare tutta la zona di Pantanizzi che inizialmente mi aveva dato proprio il consenso generale, raccogliamo le firme, non hanno fatto niente, quindi secondo me per cambiare innanzitutto bisognerebbe sensibilizzare i cittadini, perché se non ci sensibilizziamo noi non accadrà niente, facciamo i polveroni che poi finiscono, primo. Secondo, io indagai al tempo e seppi che ci fu una bonifica. Una bonifica parziale. Molto equivoca. Perché si dice che questa bonifica, insomma, siano stati presi abbastanza soldi, ma la bonifica non sia stata fatta. Quindi bisogna stare anche attenti nel momento in cui si fa una bonifica a non fare come l'Arpagal o a non fare come quelli che hanno fatto la bonifica al tempo e bonifica non c'è stata. Anche perché se voi guardate la zona tutta a fianco è piena di ulivi, è piena di gente che coltiva e poi sono le stesse persone che col camioncino sulla 106 è roba paesana, catta di villa, è roba paesana, si muore con questa roba e queste cose non sono controllate in alcun modo, quindi attenzione anche a comprare cose in giro, cioè bisognerebbe tutti quanti preoccuparsi un po' di più. Altra cosa, io lavorando lì ho assistito per tempo, perché io ho lavorato 3 anni. Allora, è una zona ventosa ultimamente, lo sappiamo tutti. Quel capannone è pieno di eternit consunto che vola, l'ho visto io, l'ho respirato io, passano le macchine, come ci passano sulla strada, si polverizza. Io andavo al lavoro con la maglietta così e quasi quasi che sembrava una matta, invece di avere magari la solidarietà degli altri, ero la diversa, ero la matta. Quindi, questo non per dire che se non ci sensibilizziamo, alla fine magari le persone che sentono questo problema passano per esagerati, magari per paranoici, quando non è paranoia. Eternit, che io amando appunto la natura, sono sempre in giro, vi assicuro che nelle campagne della Pellegrina è disseminato di Eternit sotto gli agrumi, nei campi, sopra quella zona. Mi sembra che si chiama Zammariti, su quella collina, bellissimi posti, fatevi una passeggiata sotto gli ulivi e vedrete quanto Eternit c'è. C'è una ditta che dice di smaltire Eternit, lo fa alla buona, è l'Eternit e questo alla fine che fa. Ecco perché ha anche tanti problemi, tanti tumori. Poi un'altra cosa che ho sentito dire da nonni, quindi non è un nessun documento perché si chiedeva queste malattie in generale, perché ci sono nella nostra zona. Molti nonni mi hanno detto che questi problemi sono dati dal tempo in cui c'era una sede americana in Aspromonte, una base americana. In quella base sono state fatte oscenità, si dice che neanche i soldati sapessero quello che stavano facendo, si trattavano rifiuti radioattivi, neanche italiani. Questi stessi rifiuti radioattivi sono stati disseminati in Aspromonte, a Marcinara, a Grotteria li hanno trovati, sono stati disseminati, quindi potrebbe anche essere anche in più anche questo è il problema. Io non ho documenti alla mano, quindi non potrei, però a volte anche le storie dei avranno pure un fondo di verità, se i nostri nonni ancora si allarmavano già da allora, quindi oltre a tutte le navi che abbiamo al largo di Locri, al largo di Siderno, sono 35 nel Mediterraneo, quindi questo è stato un malaffare dello Stato, è morta la giornalista, lo sappiamo benissimo che lo Stato in convulta ha fatto questa cosa, anzi dopo forse ha richiamato anche i potenti della Calabria per poterle rifar tornare in Italia e riaffondare.